Come ha fatto con la carovana dei suoi apostoli, così Gesù fa oggi con tutti noi un pit stop. In questo cammino quaresimale ci porta un momento ai box per controllare le nostre condizioni, se stiamo camminando dietro a lui e se abbiamo ben chiara la nostra meta. Per questo, con chiarezza, oggi ci dice che chi va con lui va a Gerusalemme. E Gerusalemme significa la croce, l'unico traguardo verso cui camminano i discepoli del Signore. E il tuo? Vediamo. Basta capire se le nostre attitudini, i nostri pensieri, i nostri desideri coincidono con quelli della madre dei figli di Zebedeo, che è immagine di ogni madre che ci ha generato nella carne. Dice il Salmo 50: nel peccato mi ha concepito mia madre. Tutti noi, anche se battezzati, portiamo dentro una ferita, cosiddetto fomite del peccato originale, quell'orgoglio e quella superbia che sono nemici della croce, che ci spingono a rifiutare la croce, dove risplende l'amore infinito di Dio in Cristo suo Figlio. Per questo ci riesce così difficile, se non impossibile, servire, che significa concretamente mettere da parte le nostre priorità, mettere noi stessi in secondo piano e mettere il fratello al centro. Ecco, se è così, significa che il demonio ci ha inoculato il veleno della menzogna, ingannandoci su Dio, sul nostro Padre. Abbiamo cioè creduto che fosse vera l'immagine di Dio che il demonio ci ha presentato, nella quale appare come un padre padrone, dispotico, un dittatore che si fa servire da tutti senza offrire gli strumenti per poter essere servito. Ricordate come nella parabola dei talenti il servo malvagio e infedele al quale era stato dato un talento pensi proprio così del suo signore e per questo butta via nascondendo il suo talento e quindi la sua vita senza dare nessun frutto. Perché questa è la sorte di chi vuole diventare come quel Dio nel potere, nel prestigio e nel farsi servire. Esattamente ciò che la madre dei figli di Zebedeo chiede a Gesù. Ma il Signore, con la sua parola che si realizza, ci annuncia oggi che tutti noi berremo al suo calice, in quel fra voi, cioè nella comunione della Chiesa, nella comunione dei figli di Dio, nei quali risplende per grazia l'immagine e la somiglianza di Dio, che è esattamente Cristo e Cristo crocifisso, il servo di Dio. E se oggi noi accogliamo questa parola, potremo riorientare la nostra vita verso le Gerusalemme che ci aspettano ogni giorno, dove bere con Cristo il calice che ci presenterà gli eventi della vita come le persone che sono accanto a noi, calice avvelenato ma che non ci recherà alcun danno, perché nella vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, il calice dell'amarezza e del dolore è trasformato nel calice della vita.